Tutto quello che ho fatto l'ho già raccontato a livello pratico nel video dove vi racconto la mia storia, appunto, di come sono passato da 20.000 euro di debiti a 10.000 euro di risparmi. Quindi se te lo sei perso, vallo a ripescare, perché lì ti spiego tutto quello che ho fatto, i libri che ho letto, gli strumenti che ho utilizzato, i vari step che ho seguito. Ma quello che non ho spiegato è stata una delle cose più importanti, cioè l'atteggiamento mentale che io ho avuto in quei 2 anni per ribaltare la mia situazione finanziaria. Prima di partire a spiegarti però come ho fatto, iscriviti al canale e lascia un like sotto questo video. Il primo motivo per cui io sono riuscito a fare una cosa così incredibile, perlomeno per me è stata incredibile, perché non avevo mai fatto una cosa del genere con i soldi. Sono stato per tantissimi anni sempre al verde, sempre a far fatica ad arrivare alla fine del mese, non avere mai dei soldi da parte. E sai qual è la verità? Non ne potevo più. Era talmente tanto tempo che ero preoccupato per i soldi, ero frustrato per la mancanza di soldi, il fatto di non riuscire a dormire la notte perché dovevo scegliere tra pagare una bolletta o fare la spesa, era qualcosa che mi stava consumando. Per fortuna io ho toccato il fondo. So che sembra assurdo dire una cosa del genere, ma quella è stata la mia fortuna. Quello che mi sono detto è: basta, adesso devo assolutamente cambiare la mia situazione, voglio cambiare la mia vita, costi quel che costi. Ero davvero stanco, ero davvero arrabbiato e ho utilizzato la mia rabbia per andare a ribaltare questa mia situazione finanziaria. È da lì che mi sono messo a studiare, a cercare di capire come si potevano gestire i soldi, ad applicare tutto quello che imparavo nei libri. La seconda cosa che mi ha fatto raggiungere quel risultato è stata l'ossessione. Io talmente non ne potevo più che ogni giorno io ero lì a gestire i miei soldi, a studiare, a guardare video, a leggere articoli di blog, a fare budgeting, a cercare come potevo migliorare la situazione. Sì, mi sono fatto il mazzo, è vero, sono stati 2 anni dove veramente ho lavorato come un disperato, sia nella gestione dei soldi, sia proprio per guadagnare più soldi e per andare via da quella situazione. E avevo in mente solo quello, l'unica cosa che volevo era uscire da quella situazione. Quindi il fatto di essere ossessionato, di pensare ogni giorno di voler uscire da quella situazione, di studiare, informarmi, fare, disfare, ecco che mi ha aiutato a uscire da quella situazione. Perché comunque, ragazzi, siamo in un momento storico dove tutto si può imparare, l'informazione è alla portata di tutti. Quindi io quello che ho fatto è stato di studiare, voler capire come funzionavano i soldi, e alla fine dagli a furia di insistere, ecco, la perseveranza. Io ho perseverato, perché le prime volte che facevo budgeting e non ci capivo nulla, comunque i conti non mi quadravano, non ho mollato, ma ho continuato a perseverare, ho continuato a sbatterci la testa. Nonostante all'inizio fosse difficile, io ho continuato ad andare avanti perché avevo in mente solo una cosa: risolvere la mia situazione finanziaria. Altra cosa che ho fatto è stato quello di iniziare a misurare i miei soldi, quindi capire attraverso il budget dove stavano andando a finire i miei soldi. Per farlo, appunto, le due cose che io faccio sempre, anche quando faccio consulenza, il budgeting e tracciare le spese, perché questo ti dà la consapevolezza di dove vanno a finire i miei soldi. E anche qui a volte le persone mi dicono: caspita Fabio, però se c'è da fare tutti i giorni, da segnare tutti i giorni quello che devo spendere, io ho tante cose da fare, non ho tempo. Allora, parliamoci chiaro, qui sono abbastanza diretto, ma se non hai tempo per gestire i tuoi soldi, allora non puoi lamentarti, perché se non ti prendi cura delle tue finanze, ovviamente le tue finanze vanno male, ovviamente sei senza soldi. Come si dice, se vuoi ottenere dei risultati diversi, devi anche fare delle cose diverse, altrimenti la tua situazione sarà sempre la stessa. Ne ho parlato anche nel video dove vi mostro che cosa mangio in un giorno per dimagrire, dove il fatto di imparare a misurare il cibo che mangio mi ha aiutato a perdere peso, quindi mi ha aiutato ad ottenere risultati. E c'è una grandissima similitudine appunto tra queste due cose, ne parlo anche in quel video, perché con i soldi il meccanismo è molto semplice: se tu spendi di più di quello che guadagni, sei nei guai. Con il cibo, se tu mangi, cioè se tu immetti più calorie di quelle che bruci, ingrassi. Quindi il meccanismo è molto semplice, a noi sembra chissà quanto complicato, il punto è che te ne rendi conto soltanto nel momento
momento in cui inizi a misurare i soldi che spendi e i soldi che ti entrano. L'altra cosa è stato il fatto di lavorare sulle abitudini e, ritornando alla similitudine sul cibo, come ho fatto a perdere 13,5 kg, sempre con la mentalità. Quindi le stesse cose che io ho fatto per i soldi le ho fatte anche per il peso. Ecco perché riesco ad ottenere dei risultati quando mi metto in testa una cosa, perché mi metto con la stessa mentalità. Quindi io non ho pensato: ok, voglio uscire da questa situazione, una volta che ho pagato i debiti basta, io torno come prima con le stesse abitudini. No, ho cambiato proprio il mio modo di pensare, le mie azioni e le mie abitudini. Questa è la chiave. Una cavolata, che sembra una cavolata, ma se io invece che il resto, le monete che mi rimangono nel portafoglio, le spendo, non so, nelle macchinette, nel caffè o da qualche altra parte, se queste monete invece prendo l'abitudine di mettere da parte in un salvadanaio, ecco che ho cambiato una piccola abitudine che però mi dà dei risultati totalmente diversi. Perché la prima abitudine contribuisce a svuotare il mio conto in banca. La seconda abitudine contribuisce a far crescere il mio conto in banca. Ora, come si fanno a cambiare le abitudini? Potremmo fare video e video su questa cosa. Io ti consiglio vivamente il libro di Luca Mazzucchelli, Fattore 1%, perché quello ti fa capire quanto sono importanti le abitudini. Per cambiare le nostre abitudini si dice che ci vogliono 21 giorni, alcuni dicono 27, alcuni dicono 30. Comunque, se per un periodo sufficiente tu ripeti la stessa azione, questa azione diventa un'abitudine. Quindi se tu ogni giorno ti metti a gestire i tuoi soldi, tracciare le spese, guardare il budget, questo diventa un'abitudine. Se lo fai per un mese, due mesi, tre mesi, dopo diventa automatico e fa parte del tuo stile di vita. Perché questo è il punto: cambiare il nostro stile di vita. Un'altra cosa che ho cambiato nella mia mentalità è stato il fatto di pensare a lungo termine anziché pensare a breve termine. Di questa cosa ne ho parlato un pochettino anche nel video Tirchio versus risparmiatore. Se ancora non l'hai visto, ti invito ad andare a vedere. E il cambio di mentalità è stato proprio questo, perché quando tu vivi di stipendio in stipendio, quindi senza avere da parte dei soldi, senza pianificare degli obiettivi, pensi dal primo del mese al 30 del mese sostanzialmente, quindi i tuoi occhi vedono in là di 30 giorni. Se io invece inizio a fare un budgeting, come appunto che è stata la prima cosa che mi ha cambiato la vita, facendo un budgeting io ho una visione di 365 giorni, perché io metto giù il mio piano da gennaio a dicembre e so già dove andranno a finire i miei soldi. Quindi se io adesso so già che tra tre mesi, esempio, devo pagare l'assicurazione dell'auto, ho la possibilità di mettere via pian piano, magari non tutto, ma una parte, magari metà, e l'altra metà pagarlo con lo stipendio. Ma ecco che ho una visione non più di 30 giorni e di pensare alla sopravvivenza di quella settimana, perché magari arrivo al 20 del mese e ho già finito i soldi e devo capire come fare la spesa. Ecco che ho una visione di 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi. Quindi sicuramente questa è una cosa che mi ha aiutato, pensare a lungo termine. L'altra cosa sbagliata che ho cambiato è stato il fatto di volere una gratificazione immediata. E ti faccio un esempio banale: voglio un telefonino nuovo, però cosa succede? Che non sono disposto a aspettare, non voglio aspettare di mettere via i soldi per 6 mesi e di averlo tra 6 mesi, lo voglio subito. E quindi che cosa faccio? Faccio un finanziamento, così in un giorno ho il mio bel telefonino tra le mani. È vero, hai il tuo bel telefonino tra le mani, ma quel telefonino l'hai pagato magari il 20, il 30% in più. Perché? Perché facendo un prestito ovviamente vai a pagare degli interessi. Se invece io ho pazienza, decido che voglio comprarmi il telefono nuovo e mi dico: va bene, quale telefono voglio? Questo, costa 800 euro, va bene, quanto posso mettere via ogni mese? Posso mettere via 200 euro? Ok, tra 4 mesi ho i miei 800 euro, vado lì, pum, e me lo compro cash il telefono, e non ho il pensiero tutti i mesi di quel cavolo di bollettino, di quella cavolo di rata che deve passare sul mio conto corrente. Il problema oggigiorno è questo, ragazzi: vogliamo tutto e subito, e possibilmente anche senza fare fatica. Quindi il punto focale è cambiare la mentalità. Il problema qual è del cambiare la mentalità? Sono le persone che ci stanno intorno. In che senso? Nel senso che se tutte le persone che mi sono vicine per comprare il telefonino fanno il finanziamento, non hanno l'abitudine di mettere soldi da parte, non sanno
che cos'è un piano di accumulo, non hanno un fondo delle emergenze per appunto far fronte agli imprevisti della vita, per me quella è la normalità. Di conseguenza, se io continuo a frequentare persone in questo modo, è normale vivere così, no? Cosa ci vuoi fare? È così, non ci puoi fare nulla. E il cavolo, invece, ci puoi fare qualcosa, cambiando la tua mentalità e smettendo di andare con la massa. Perché ragazzi, purtroppo, la maggior parte delle volte, se seguiamo la massa, andiamo nella direzione sbagliata. Ma il problema è che non vogliamo essere giudicati, non vogliamo che magari i nostri amici pensino che siamo tirchi, e ti invito a guardare appunto il video tirchio versus risparmiatore, perché lì capisci davvero cosa vuol dire essere tirchi. Oppure non vogliamo sentirci diversi dal nostro gruppo. Se invece noi iniziamo a frequentare delle persone che gestiscono i loro soldi, che sanno che cosa significa pensare a lungo termine, pianificare un obiettivo, avere un fondo delle emergenze, ecco che allora sarà normale fare l'opposto. Quindi ragazzi, smettete di seguire la massa. Altro punto di cui ho parlato anche nel video tirchio versus risparmiatore è stato quello di trovare un equilibrio tra presente e futuro. Questo è stato un cambio di mentalità molto importante per me, che è un po' il discorso che facevamo poco fa tra pensare a lungo termine e pensare a breve termine. Cioè, quando tu ti spendi tutti i soldi dello stipendio che hai fino all'ultimo centesimo, stai pensando al presente e non stai pensando al futuro. Pensare al futuro significa prendere una parte di quei soldi e metterli da parte, perché magari tra 6 mesi avrai bisogno di sistemare l'auto e quei 200 euro ti serviranno. Quindi sicuramente dobbiamo cercare di essere equilibrati. E a volte capita anche che ci sono persone che sono squilibrate solo sul futuro, cioè mettono da parte perché magari succede chissà che cosa e non si godono il presente, perché devono mettere via i soldi e magari vivono come poveri quando potrebbero comunque concedersi qualcosina. E questo non significa sperperare tutti i soldi, ma semplicemente godersi il presente. Un'altra cosa che ho fatto è stato quello di sfruttare bene i colpi di fortuna. Per uscire da quella situazione, per passare da 20.000 euro di debiti a 10.000 euro di risparmi, noi abbiamo avuto anche un colpo di fortuna, se così si può chiamare, e cioè che mia moglie ha cambiato lavoro e quindi ha preso la liquidazione. Non parliamo di chissà quanti soldi, erano all'incirca 5.000 euro, però noi abbiamo sfruttato bene quel colpo di fortuna. Perché? Perché li abbiamo messi da parte, li abbiamo utilizzati per risanare i nostri debiti, quando invece fino a qualche anno prima quei soldi io li avrei sperperati. Perché infatti mi era successo, avevo cambiato lavoro qualche anno prima, avevo preso circa 7.000 euro di liquidazione e ragazzi, nel giro di 3 mesi non c'erano più quei soldi. Quindi io ho avuto un colpo di fortuna, se così lo vogliamo chiamare, ma poi io sono uno di quelli che pensa che la fortuna te la crei, e questo ne è l'esempio, perché ripeto, avrei potuto spendere quei soldi, fare un acquisto di cui non avevo bisogno e non averli in tasca. Invece abbiamo fatto una scelta diversa, proprio perché avevamo cambiato la nostra mentalità, avevamo cambiato le nostre abitudini e avevamo una visione a lungo termine. Quindi le persone a volte si lamentano che non hanno soldi, che non arrivano alla fine del mese, però poi magari quando gli arrivano 1.000 euro di rimborso del 7.30, che cosa fanno? Invece di metterseli via, si li spendono. E allora capisci che non è il fatto della mancanza di soldi che ti fa essere senza soldi, è il fatto che tu sfrutti male le occasioni che ti capitano. E a meno che non hai una situazione veramente disastrosa, ogni tanto qualche entrata extra, qualche colpo di fortuna succede un po' a tutti. Ecco che queste opportunità le dobbiamo sfruttare nel modo giusto. Ultimo punto, spiritualità. Questa è, l'ho voluto lasciare per ultimo perché è un qualcosa un po' di speciale. Io credo nell'aspetto spirituale anche per quanto riguarda i soldi, e io non so se tu ci creda o no, io ci credo perché determinate cose le ho vissute sulla mia pelle, e dal momento in cui io ho iniziato a prendermi cura del mio denaro, ad averne rispetto, ho imparato a gestirlo, ho iniziato a non sperperare, ecco che ci sono state delle occasioni di entrate extra o di altre cose che mi hanno fatto arrivare dei soldi. Io non so se conosci la legge di attrazione, ma la legge di attrazione dice che noi attraiamo quello che siamo. Detto un po' così,
alla buona. E tu dimmi quello che vuoi, ma dal momento in cui ho iniziato a cambiare la mia mentalità e le mie abitudini, sono iniziati ad arrivare più soldi nella mia vita. E quindi cosa vuol dire? Che quando tu inizi a trattenere dei soldi, arrivano quei soldi, attraggono altri soldi. Se tu invece non ne hai, di conseguenza non puoi attrarre più soldi nella tua vita. So che può sembrare un po' un qualcosa di fantascientifico, ma ti posso garantire che nel momento in cui inizierai a provarlo, succederanno delle cose assurde. Anzi, se ti sono capitate, fammele sapere nei commenti, perché sono davvero curioso. A tal proposito, voglio consigliarvi un libro che ho letto quest'estate al mare, che mi ha aperto la mente sotto questo punto di vista. Il libro è questo, Deepak Chopra, L'abbondanza, la via interiore alla prosperità. Quindi ragazzi, ho voluto fare questo video proprio per sottolineare qual è stato l'aspetto mentale con cui io affronto un pochettino tutte le sfide della vita. Cioè, quando voglio ribaltare una situazione, questo è l'atteggiamento mentale con cui lo faccio, e mi auguro che questo video vi sia utile, perché molto spesso si parla dell'aspetto pratico, capita anche a me, ma non parliamo dell'aspetto mentale, che gioca un ruolo fondamentale soprattutto quando vogliamo affrontare un cambiamento. Quindi ragazzi, per questo video abbiamo finito. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, lascia un like, e noi come al solito ci vediamo in giro.